Buonasera dagli studi di Tele4, benvenuti al consueto appuntamento con Trieste in diretta. Come sempre tre blocchi, da adesso fino alle 19.25 circa. Nell'ultima parte questa sera avremo la rubrica 12 minuti e medicina con Cristina Frison, che avrà ospite il professor Lugnani. Nella parte centrale, dalle 18.30 alle 19, parleremo invece di cinema e bandi del club cinematografico con il dottor Claudio Seppin, mentre adesso fino alle 18.30 siamo in compagnia della dottoressa Fulvia Ada Rossi, medico veterinario qui a Trieste, che già tutti ormai conoscete sia dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista dei suoi due accompagnatori, Mafalda e Erode, che stasera sono entrambi in braccio alla loro padrona. Vediamo se poi nel corso della trasmissione qualcuno vuole fare il salto e, come l'altra volta, venire ad inumidirmi le mani e il viso. E basta, perché ci fermiamo lì. Allora, buonasera, ben ritrovata. Dunque, ho letto giorni fa un'allerta per un abitante, bruco. Per un bruco dei nostri boschi, dei nostri giardini, credo mi corregga se sbaglio, cioè la processionaria. Esatto. Ha una relazione con i nostri amici a quattro zampe questo animale, sì, o no? Questo animale purtroppo è un animale, in realtà è un lepidottero. Sì, lepidottero, per cui, se non mia la parola. Lui si trasforma da bruco in farfalla, in una falena, per cui niente di pericoloso. Purtroppo in una delle sue fasi di sviluppo, che è quella di bruco, è ricoperto di una peluria molto fitta e molto urticante e pericolosa. Questo perché il bruco nasce in un nido serico, sono dei nidi che sembrano delle palle di seta bianche appese prevalentemente ai pini, però si può trovarlo anche sulle querce qualche volta. Per cui niente paura se si è in un giardino che non ha pini o querce, per fortuna, nel senso che poi non è che si spostino di centinaia di metri o di chilometri, ma guardarsi intorno quando si fa una passeggiata in carso, se siamo in zona e di pini e querce ce n'è decisamente dappertutto. Sono facilmente riconoscibili, sì, o sono un po' mimetizzati tra i rami, tra gli aghi, eccetera? Diciamo che di solito sono grandi più di un pugno, per cui sono ben evidenti, e una volta che uno ne ha vista una poi riconosce a occhio nudo e da lontano il pericolo. Il pericolo perché da questo nido, da questa palla ovattata, quando superiamo i 10 gradi di temperatura, questi bruchi cominciano a scendere per andare ad interrarsi e svolgere la loro successiva fase di sviluppo. Per cui è incidentale il fatto che il bruco incontri il cane. E si chiamano processionarie perché si muovono in processione, per cui non è che cadono dall'albero. Escono dal nido, camminano per il ramo e scendono lungo la corteccia. Dopodiché, nell'andare a cercare un punto del terreno dove andare a interrarsi, possono incontrare un cane. I cani sappiamo essere curiosissimi, per cui può succedere che ci mettano le zampe sopra e poi si vadano ad annusare o a leccare la zampa, o che li annusino e magari pensino di dargli una leccata. Ecco che da qui comincia tutto quello che è la cascata dell'infiammazione, e alla fine si arriva fino alla lesione vera e propria dei tessuti, che nei primi minuti, nella prima ora, si evidenzia solo con un intensissimo fastidio. Il cane che è entrato in contatto con una processionaria è un cane che avrà bruciore, che quindi farà così con la zampa sul muso, cercherà di strofinarlo, e successivamente si gonfierà, comincerà ad avere della scialorrea, per cui una salivazione molto abbondante, fino ad avere vere e proprie difficoltà respiratorie, perché a seconda della quantità di peli urticanti che sono andati all'interno della bocca si saprà l'entità dell'infiammazione. Di conseguenza, correre dal veterinario, o se si è vista o se si ha il dubbio. Mi è capitato proprio pochi giorni fa che arrivasse in clinica un giovane cane molto vivace, era stato a correre nel bosco, il proprietario riportava la probabile ingestione di qualche cosa. La paura era di un veleno, perché il cane effettivamente bavava, sembrava che volesse vomitare,
E invece, successivamente, una volta che siamo riusciti ad aprire il cavo orale e guardare all'interno, il problema non era un veleno, ma era l'urticazione dovuta ai peli della processionaria. Ecco, quindi si manifesta quasi in tempo reale la reazione allergica, perché è Sì, una non è reazione assolutamente allergica. una cosa ritardata, non può succedere da un giorno all'altro, succede entro un'ora, direi al massimo. I danni invece possono essere molto più ritardati, per cui se all'inizio il cane si gonfia, successivamente, nei giorni successivi, si può avere la vera e propria necrosi e quindi la perdita di una parte dei tessuti. Certo, se non curata è mortale, immagino, come... Dipende dall'entità, perché se l'entità è tanta da causare una intensissima flogosi, per esempio del laringe, il cane potrebbe non respirare ed eccedere. E diciamo che per fortuna non sono così stupidi, diciamo Chiaro. che si limitano a dargli una bella leccata e poi finisce lì. Dovessero ingerirne di più, pensiamo al fatto che un cane che magari invece trova questa bella fila di processionaria, gli dà una lappata, magari un cane di taglia grande, e ne ingerisce tre o quattro, ecco, allora lì il problema si può avere anche nello Certo, stomaco. chiaro. Quindi la profilassi, quindi per base di cortisonici come nell'essere umano, o si usano Sì, farmaci di altra natura? si usa il cortisone, a meno che non ci sia in quel particolare paziente una condizione fisica che ci impedisca l'uso di quel tipo di farmaco, e una manualità clinica che è il curettage, che spesso richiede l'anestesia, per cui si vanno a togliere letteralmente a mano con una garzina i peli laddove sia ancora possibile vederli e si fa uno scrub con un disinfettante. Finito poi con l'applicazione alle volte di sucralfato, che è una sostanza che cerca proprio di inibire e limitare al massimo quelli che sono i danni da caustico. Certo. Esiste una prevenzione attraverso qualcosa? Sapendo che porto magari spesso il cane in carso al sabato, la domenica vado a far correre con No, lui. ecco, e tra l'altro la prevenzione non ci deve essere quella di farli vomitare, per cui purtroppo uno non vede che cosa ha mangiato il cane, si sa che purtroppo quando c'è il rischio dell'ingestione di bocconi avvelenati è consigliabile per alcuni portarsi dietro dell'acqua ossigenata o del sale per far vomitare il cane. In questo caso no, perché se non si è certi dell'entità di quello che è stato ingerito dal cane, si rischia di fare più danni facendo ripercorrere in senso inverso all'esofago queste processionarie. Certo. No, mi incuriosisce il fatto di far bere appunto a un cane dell'acqua salata per appunto indurre il rigetto e il vomito, perché un essere umano capisce che deve vomitare quello che per sbaglio ha ingerito e quindi lo fa. Ma a loro non credo che faccia molto piacere che se tu li obblighi, cioè come obblighi un cane a bere, gli tieni la bocca aperta, ma c'è il rischio di soffocarlo buttandogli giù del liquido. Cioè, ci vuole molta manualità, immagino. Esatto, diciamo che esistono dei corsi di primo soccorso per proprietari nei quali si insegna anche questo, per cui come far prendere la famosa pillola al gatto, ma anche lo sciroppo o l'acqua ossigenata, l'acqua salata al cane, per cui si mette il muso esteso in alto e possibilmente con una siringa senza ago, si introduce nel canto laterale della bocca un po' alla volta il liquido. È chiaro che non bisogna versarlo tutto in una volta o forzare tutto in una volta, perché poi c'è il rischio di causare una polmonite ab ingestis, che danno su danno, per cui Traduciamo per i nostri è una telespettatori. polmonite data dall'ingestione Ah, di qualche cosa di ok. diverso dall'aria. Noi sappiamo che i polmoni sono Vabbè, quell'organo che è certo. fatto per scambiare ossigeno e quindi Vabbè. eccedere CO2. Se invece, come quando ci va di traverso qualche cosa, no? C'è il colpo di tosse e qualcosa di liquido arriva nei polmoni, là si può avere una polmonite ad ingestis. Quindi una delle complicanze, mi viene in mente, perché adesso abbiamo avuto anche l'incontro con dei meravigliosi cuccioli che hanno perso la mamma, quindi vengono allattati a biberon, con i biberon. Se la persona che allatta non ha l'esperienza, si può correre nel rischio di far andare il latte di traverso ai cuccioli, perché anche loro non sono ben in grado, e chiaramente succhiare da una siringa o un biberon non è come succhiare dalla mammella materna. Quindi quello. Un altro rischio è quello di quando gli si dà delle medicine, per cui che siano sciroppi o che siano pastiglie sminuzzate. È chiaro che il cane percepisce un sapore alle volte amaro, alle volte spiacevole, e tenterà di non deglutire. Prima o dopo però dovrà pur respirare, quindi c'è il rischio che ne inghiottisca una parte.
Certo, ecco, sento suonare di là il telefono. Io non l'ho detto in apertura di trasmissione perché so che ormai i nostri telespettatori sono abituati. Comunque vi ricordo, lo vedete anche in sovraimpressione, il numero 040 313 993 se qualcuno avesse piacere e necessità di fare qualche domanda alla dottoressa Rossi. Ovviamente siamo qui a disposizione per rispondere ai vostri quesiti. Ecco, l'allarme processionale è scattato in questo periodo perché appunto Per il clima, l'animale ha per il perché clima. la fase pericolosa è quella quando il bruco esce dal nido, scende dal tronco e va ad Certo. interrarsi. Quindi è legata anche, mi scusi, è legata anche alle variazioni, a Di questo clima di temperatura, quest'anno che è un po' così sì, perché anomalo per la esatto, stagione. perché avviene intorno agli 8-10 gradi questa discesa e poi dopo non dura tutta l'estate, dura un breve periodo, più o meno breve, perché poi non, in tutte le zone della città chiaramente si raggiunge nello stesso momento questo picco. E il problema è che il nido, una volta che è stato costruito, può venire riabitato negli anni successivi. Da qui l'importanza che se si tratta di alberi in terreni privati, se ne occupi il proprietario, nel senso che non può il privato cittadino che vede un albero all'interno di una recinzione, andare a tagliarlo, no? Non si può inserire. Certo. Nel caso invece di alberi che sono su suolo pubblico o cose del genere, si dovrebbe informare chi di dovere, e qui non vorrei sbagliare, io so che una volta vicino alla clinica abbiamo chiamato i pompieri, o il verde pubblico. Certo. Abbiamo un telespettatore, pronto? Buonasera. Sì, prego, Sì. buonasera. Allora, visto una signora di 92 anni che Complimenti. abita a Opicina, in via Alpini 63, Sì. se quattro case in una corte e nessuno ne trova la mia casa. Anche ieri se vi una Croce Rossa a prenderme, la girata è da ora per trovarla. Dovessi, mico già parlare con uno, ma non mi ha fatto niente. Dovessi bisogno e sarei un'insegna. Se sulla via Alpini Sì, ho e se capito. però in una corte. Certo, quindi ma c'è un numero civico da trovare, perché i numeri civici, va bene che in Carso hanno una sequenza diversa da quella che è qui in città, no? Qui bene o male nelle vie hai i numeri civici pari e dispari che appunto aumentano o diminuiscono a seconda in quale senso percorri la via. Invece sul Carso spesso ci sono i numeri anagrafici, no? Quelli AN scritti in rosso, o anche i numeri civici che però magari non hanno, essendo magari casette sparse come nel caso della signora. Signora, provi e lasci magari il suo numero di telefono di là ai miei colleghi, vediamo magari domani se ci informiamo un attimo se cosa si può fare, ecco. Mi sono anche assistita del comune, ste domiciliari, sta roba, quando che se 9 non trova nessuna casa. E Capisco. qua gli ha messo un'insegna che c'è solo posteggio per i domiciliari e viene perfino a quei di Ugo. Allora poteva mettere un'insegna che qua in questa corte c'è quattro case. Certo, sì, ho capito cosa intende. Ma lasci il numero, vediamo se abbiamo modo attraverso i nostri contatti giù in comune di trovare una maniera, un funzionario, Sì, perché qualcuno che possa tira e risolvere il visto problema. quelle stampelle finché potevo andare a aspettare tutti in strada, ma adesso non posso andare in strada. Certo, ho Anche capito. ieri la Croce Rossa girava, girava, ma mi la vedevo, ma non potevo andare a chiamare. Chiaro, ho capito. D'accordo, lasci il numero, signora, vediamo se troviamo qualche soluzione, d'accordo? Perché mico parlare con Doris, no? Che è della provincia. L'ha detto ma già un anno fa, ma non me l'ha fatto, l'ha detto che parlerà con qualche dunque per queste robe, no? Dico, Certo, ho capito. 040. Sì, lo lasci ai miei colleghi, io non ho qui. Beh, se no me lo dica in diretta, ma me lo scrivo io, facciamo prima. Dica pure. Dico, il numero del telefono è Sì. 040 Sì. 21 Sì. 24 Sì. 49. Sì. Vabbè, mi basta il numero, grazie signora. La vedo di richiamarla domani, prima sento giù in comune qual è l'ufficio che può interessarsi del suo Perché problema. invece che venire, poi che viene la viene tutti qua a posteggiare, No, ho perché c'è capito. una piazzetta, no?
Signora, ho capito, ho Però in capito. corte non viene su di me. Ho capito. D'accordo, mi faccio sentire appena ho qualche indicazione da parte degli uffici competenti, d'accordo? Buonasera. Prego, buonasera, buonasera, Grazie, grazie. buonasera. Ecco, sì, tornando alle processionarie, quindi è opportuno in qualche maniera sopprimerle, però, perché sai, viviamo in un mondo in cui l'ambiente è molto sentito, no? Allora dire vado volontariamente a sopprimere degli esseri viventi, anche insetti, ma comunque esseri viventi, sia pure per tutelare animali superiori come i cani, Ma anche eccetera, dei anche bambini, perché i bambini. l'allerta è scattata perché il problema è stato anche nei confronti dei bambini. Perché Ah, ho capito, capito. mettiamo che un pallone cada o colpisca un albero e finisca, e poi il bimbo o il ragazzino prende in mano il pallone, lo stesso danno che si ha sul cane si può avere anche Certo. sull'umano, che poi l'adulto lo sappia e sia cosciente del rischio. Diciamo che se non è un proprietario di cane, magari non lo sa, e quindi sembra un bellissimo bruco, perché non sono mica brutti, sono belli, marroni, con questi peli. Ci può essere la curiosità di andare a toccarli, quindi Certo. purtroppo non abbiamo un altro metodo, perché il loro ciclo vitale è questo. Quindi almeno quelli che sono in zone pubbliche, e ripeto, ce ne sono nel caso, io sono al corrente in via D'Agliano, per cui zona ad alta densità abitativa, ad alta densità di cani, ma anche di bambini. Certo, abbiamo un altro telespettatore, pronto? Buonasera. Sì, Buonasera, pronto? signora, prego, ci dica. Grazie, Tanto complimenti per la trasmissione, e al conduttore che l'altra settimana si coccolava i cagnolini ed era veramente splendido. grazie. Glielo daremo anche oggi, Erode. Sì, e poi volevo chiedere. Pronto? Mi sente? Sì, perfettamente, dica. Ecco, volevo chiedere alla dottoressa se è sempre obbligatorio fare l'antirabbia ai cani. Soltanto se si va oltre confine, qualsiasi confine, anche quelli che non ci sono più, per cui Slovenia e Austria, se si va oltre confine, sì, permane l'obbligo. Se invece si sta a Trieste o si va anche in Carso, non è più obbligatorio. Ah, io la ringrazio perché io ho un cane piccolo e non stava molto bene dopo che aveva fatto l'iniezione, perciò non è che la amassi molto, e quindi sono contenta di questo perché eviterò di portarlo oltre Certo, confine. certo. Grazie, molto gentili. Grazie a lei signora, Prego. buonasera. Quindi la disinfestazione viene fatta attraverso che cosa? Il taglio di quel pezzo di ramo dove c'è il Proprio. nido, dopodiché purtroppo non è che si potrebbe anche deportarle da qualche parte. Ora non lo so se sia eticamente e naturalisticamente, anche perché poi, ecco, altro problema, io la vedo dalla parte del veterinario, dalla parte dell'agronomo, del botanico. Comunque la processionaria fa anche dei danni all'albero, Certo. perché nel crescere deve nutrirsi, e nutrirsi si nutre degli aghi dei pini. Io in realtà non ho mai visto dei pini particolarmente sofferenti, anche perché i pini che ho visto io avevano uno o due nidi, quindi non mi è mai parso che fosse così grave da quel punto di La vista. La vedo sempre presenza dal del. punto di vista del veterinario. Certo. Abbiamo un altro telespettatore, pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Ascolti, la prego. Mi devo la mia gatta, la mia gattina, la mia mese. E poi devi trovare una siamese con, perché lì volevo un bene immenso quella alla mia Francesca, per chiamarla Francesca. L'era durato per 16 anni, l'aveva un tumore sull'esterno e anche sui polmoni, e la mese spariva fuori. Allora, i micci siamesi sono micci di razza e come tali l'adozione di solito segue i canali degli allevatori, e quindi dei negozi o degli allevatori veri e propri. A Trieste ce n'è sicuramente almeno un paio, per cui se lei chiede al suo veterinario oppure guarda. Mi è molto difficile, perché la mia, ascolti, ha mai visto un gatto lei andare sul bagno per fare i suoi bisogni?
la mia la faceva, la faceva la spina da sola, la puoi immaginare. Era una roba incredibile, una dolcezza magnifica. Non sono frequentissimi, ma ci sono, le assicuro che noi seguiamo una allevatrice di siamesi, per cui non so dirle se in questo momento abbia dei cuccioli, però ci sono degli allevatori di gatti siamesi, anche a Trieste. Non posso anche aspettare, già che è morta il 10 di giugno, voglio dire che cosa? Ho aspettato diverse volte, ho chiesto anche quello che andavo a comprare il mangiare per questa creatura. Non sono capace di parlare. Magari lasci anche lei il numero alla segreteria e io proverò a metterla in contatto con questa allevatrice, nel senso, ripeto, non lo so se attualmente ha dei cuccioli, ma sono certa che fa delle cucciolate durante il corso dell'anno. Mi scusi dottoressa, mi chiamo Nesio Bernali, sì. Abito in via Edgardo Sambo, e il mio numero di telefono è 040 94 14 35. Ok, ho preso nota io, 94 14 35. Perfetto. La dottoressa, sì. Quindi poi si prende il suo numero e si informa e nei prossimi giorni le dà qualche notizia in merito, va bene? La ringrazio molto. Grazie, grazie a lei, buonasera. Quindi allora, però per limitare il rischio di contatto, quindi per eliminare le processionarie, ebbene, cioè, prima dicevi anche il proprietario di un giardino, quindi dove c'è l'area privata, ci sono gli alberi e vede la processionaria, non è il caso che vada lì a mani nude a prendere il bruco, no? Deve in qualche maniera con dei guanti, cioè che tipo di manualità, di accortezza ci vogliono per gestire, poi una volta che l'ha preso che dice beh adesso che ne faccio, cioè lo so prima e lo cioè, mi rendo conto che andiamo così a parlare di cose un attimino più cruente, ma alla fine il problema va risolto, quindi o ben cioè spostarlo fuori dall'area privata non ha senso perché scarichi il problema su qualcun altro ovviamente. Esatto. E quindi a quel punto il male minore qual è? Male minore, io adesso non so cosa ne facciano i pompieri, nel senso so che vanno e la raccolgono con un sacco, per cui si inserisce, se è, di solito è la punta del ramo o è un ramo accessorio, per cui non è in mezzo al ramo, no, lo inseriscono in un sacco e poi tagliano a monte, in modo da raccogliere quel pezzo di... Poi quel sacco non si sa che fine fa, ecco. Decisamente... Io poi mi riferivo ai privati, perché vabbè, i pompieri hanno un loro protocollo di intervento e sapranno cosa devono fare, ma il privato che si ritrova in casa o chiama... i vigili del fuoco che vengano nella sua area privata, ammesso che questo tipo di servizio sia compreso in quelli che loro svolgono, oppure chiama un veterinario, chiama la Cegas. Non lo so, in via d'Alviano so che sono state brutto da dirsi, sono state tutte pestate, nel senso Capisco. Che io le ho viste transitare, sono passata perché è la passeggiata che faccio con i miei cani quando finisco di lavorare, e qualcheduno che le aveva viste effettivamente le aveva tutte quante schiacciate. Ora lo so che cruento e crudele, però oggettivamente non c'è un sistema meno, c'è più dolce, non sì, c'è l'eutanasia drastico. Per la processionaria, per cui io penso che in campagna si addirittura le brucino. Capisco. Nel senso che è un ramo di legno e in fin dei conti certo, si butta nel certo. fuoco ed è una cosa immediata e via. Vabbè, una morte di dolore quasi. Dai. Abbiamo un altro telespettatore, pronto? Buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera. Parlo di Monza. Sì, infatti non ho ancora che urli tanto, la sentiamo comunque. Parli proprio piano, grazie. Parlo di Monza. Sì, ho capito. Volevo domandare, dottoressa, se anche i gatti sono coinvolti in questa processionaria. I gatti sono più furbi, per cui prima di mettere in bocca qualsiasi cosa, come ben sanno i proprietari di gatti, ci pensano 3 o 4 volte, sono schifiltosi, però sono curiosi e quindi è meno frequente. Diciamo che un gatto che vive all'aperto, secondo me, non ha grossi rischi, perché in natura appunto fanno esperienza e
un gatto di casa che magari esce e trova questa bellissima colonna di bruchetti che si muove, me lo vedo invece un po' meno furbo da andare lì con la zampina a smuoverli e magari ad annusarli. Sicuramente l'incidenza è un gatto ogni 100 cani, per cui stia tranquilla se è proprietaria di gatti, però ecco, fare attenzione se nel suo giardino o ha un gatto che esce e vede che c'è questo genere di nidi sugli alberi, fare attenzione lo stesso. Siccome era un recinto che aveva qui una siepe sempre verde e aveva dei bruchi. Ma deve esserci il nido, non è che sulle siepi non vanno, vanno prevalentemente sui pini e addirittura se possono scelgono anche una specie specifica di pino. In eventualità possono colonizzare le querce, ma è molto più raro, e non i cespugli, per cui ora non è che dobbiamo fare la guerra a tutti i bruchi che ci sono. Vedo, per fortuna sono in questo periodo dell'anno e sono, io penso che dal fare una ricerca su internet per chi ne ha la possibilità, allo sfogliare un quotidiano, io ne ho anche scritto la rubrica che uscirà sul quotidiano domani, proprio per l'incidenza che c'è in questo, per cui voglio che più possibile si sparga la notizia che in questo momento dell'anno il pericolo è questo. Per cui stia tranquilla, se c'è una siepe che recinta il suo giardino, non è lì che ci sono le processionarie, quelli saranno altri bruchetti normali. Perché aveva bagnando tutte le fogliette di questa siepe. Ma l'importante è che poi il gatto non mangi il bruco e stia male il gatto. Purtroppo noi non possiamo farci niente se il bruco le ha mangiato la siepe. Nel senso che lì poi bisogna capire come intervenire su quei bruchi lì. Effettivamente, come abbiamo detto, appunto, che la processionaria può fare dei danni, anche gli altri bruchi devono nella loro catena alimentare cibarsi di Certo, qualcosa. E certo. le tenere foglie di una siepe in questa stagione magari su un piatto prelibato. Va bene? Bene, tante grazie. Grazie a lei. A lei, buonasera. No, comunque mi pare che il messaggio più importante che esce questa sera da questa trasmissione, sicuramente attenzione alle processionarie per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe, ma soprattutto attenzione per i bambini, perché senza nulla togliere ai nostri bellissimi amici, ciao, come stai? Tutto bene? Sì? Ok. È chiaro che insomma, un bambino ha forse un valore un attimino un po' più importante, no? Rispetto a tutti i cani del mondo. Il bimbo però si esprime, la difficoltà qualche volta con il cane è che ti sei girato un momento, non hai visto, perché è una cosa fulminea quella di dargli una leccata o mangiarlo. 10 minuti dopo lo vedi essere un po' strano, però il cane non ti dice mi brucia No, e non gli puoi certo. chiedere mai toccato qualche cosa, hai mangiato qualche cosa, quello sicuramente, per cui per amor del cielo, i bimbi sono la priorità, ma anche per i nostri cani, gatti, sono purtroppo per tutti possiamo dire, per cui è una questione che dovrebbe interessare il verde pubblico laddove questi pini siano in giardini pubblici e se no la gestione del verde privato. Certo, quindi stare attenti anche se andate in giardino pubblico piuttosto che in altre zone verdi in centro Dove ci città, giardino siano Basevi, pini piuttosto che in e altre querce. pini e querce, sono i due alberi esclusivi sui quali Sì. queste processionarie Sì, si dopo non fanno il facciamo nido. venire adesso la psicosi da nido di processionaria. Ripeto, è una cosa che quando uno la vede poi la riconosce. Non è che adesso tutti i nidi, Beh, mettiamo su magari. delle ronde e cominciamo ad andare in Esatto, giro non era questo per il fine no, della. della cosa. Però il fatto invece di intervenire tempestivamente qualora si abbia la cosa, tante volte succede a cani che sono andati a fare una passeggiata in carso, per Certo. cui non ci si fa caso. Certo. Comunque, adesso il clima, appunto, c'è questa escursione termica, la mattina presto, la sera tardi fa freschetto, di giorno abbiamo visto oggi il sole, meno male, scottava l'ora di Ieri pranzo, no? grandinava. Ecco, appunto, quindi magari sbalzi termici possono in qualche maniera anche uccidere il bruco, la persona appena che è uscita dal Se non nido. si è ancora interrata, sì, Beh no, ma se è interrato ovviamente è chiaro e che anche no. se nel nido direi che è ben protetta perché è un nido molto ben costruito. Infatti, ripeto, può Ha essere superato l'inverno al riutilizzato. nido, ovviamente, no? Sì, Per e può cui. superare diversi inverni, perché può essere riutilizzato, da qui l'importanza non tanto di sterminare le processionarie al suolo o quando scendono, ma andare poi a togliere il nido.
Hanno una velocità di movimento in quanto così è stata fatta Io no. cambiare. No, no, per capire se la vedo adesso lassù che sta scendendo, un'ora dopo è già arrivata e si è nascosta nel terreno, quindi il tempo di andare a prendere un badile e tornare già non c'è più, Direi che è un po' invece più un po' lenta, più però lenta. sì, ecco, non da dire lo faccio la prossima settimana, quello no Certo, sicuro. intervento in tempo reale. Bene, sono praticamente le 18:30, grazie alla dottoressa Fulvia Ada Rossi, anche stasera Grazie a voi. è estremamente esaustiva su questo argomento. Ci lasciamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo, vi ho detto prima, parleremo di cinema e club cinematografico col dottor Claudio Seppin. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in studio con Trieste in diretta. Diamo il benvenuto al dottor Claudio Seppin, che stasera rappresenta qui insieme a noi il Club Cinematografico Triestino. Buonasera, benvenuto nei nostri studi. Grazie. Allora, io spenderei due parole per chi ha sentito magari nominare il club, ma non ne conosce un po' l'origine, le attività che vengono promosse, come vengono attuate, eccetera. Due parole per inquadrare questo sodalizio e poi veniamo a parlare invece del concorso di cui appunto fra poco vi racconteremo. Ecco, sì, il nome del Club Cinematografico Triestino è abbastanza noto a Trieste, in quanto è un club nato addirittura nel 1952, con dei cinematori che io continuo a dire, sono molto critico, ecco, i miei colleghi del club lo sanno, che sono molto sempre polemico, e io sottolineo questo fatto qua, proprio che questi cinematori degli anni 50 erano molto migliori di noi, in quanto facevano con le pellicole, con tutto un lavoro che ognuno di noi può immaginare oggi, che siamo abituati ai video e molte cose veloci. C'era la pellicola, bisognava tagliarla, ecco, quindi anche il modo di girare era molto difficile. Voglio, cioè, tutti po si possono rendere conto oggi cos'era anche la macchina fotografica, ecco, forse questo è un mezzo che usano tutti, cioè le Rolleiflex che avevano i nostri fotografi degli anni 50 e 60 avevano 12 pose dentro, no? Ecco, per cui anche il fotogiornalismo, uno andava a una manifestazione e aveva 12 scatti da fare, Certo. eventualmente cambiava dopo una pellicola ma al volo. E poi siamo passati alle macchine che avevano 36 pose, anche quelle 36 pose. Invece oggi con il digitale facciamo queste fotografie a raffica e purtroppo, e così succede anche nel campo del video, giriamo, giriamo, giriamo. E dopo non finalizziamo quello che giriamo. Ecco, quindi io sono critico su questo e anche al club ci stiamo battendo e anche queste iniziative che facciamo adesso è proprio perché ci accorgiamo che molta gente gira molto e non fa più il prodotto, la narrazione o altro. Ecco, per cui il club è nato nel 52, aveva queste caratteristiche, con gli anni, la difficoltà, ogni anno il club fa delle attività molto varie, ci riuniamo ogni settimana il giovedì in Corso Italia, nella sede, chi vuole trova tutto quanto sul sito, che ormai abbiamo anche noi un sito web, quindi lì trova tutte le cose, le newsletter, gli eventi che facciamo, trova tutto un archivio di filmati, per cui si può rendere l'idea di quello che succede nel club. Certo, Ecco. no, lei diceva appunto che oggi si tende, grazie appunto alla facilità estrema, perché hai uno smartphone, hai un tablet e fai riprese di altissima qualità, fra l'altro non è che hai una risoluzione Esatto. e basta, addirittura, puoi anche addirittura mandare in onda. A noi capita ogni tanto di avere dei contributi audio-video da persone che si trovano a presenziare un evento, magari un incidente, eccetera, ci mandano via web le immagini e noi così come stanno le andiamo in onda nel nostro telegiornale, in altre trasmissioni, senza dover fare nessun tipo di ritocco, cioè perché sono già dal punto di vista perlomeno della qualità Sì, dell'immagine, no? le qualità, La sì, dopo qualità, no? bisogna, Poi, ecco, fare il certo, famoso poi montaggio, no? montaggio va fatto, no? Io parlo della Sì, qualità in sé, della la clip, qualità, sì, ormai sono dell'immagine, tutti in è HD, assolutamente. E forse questo, lei prima diceva che negli anni 50, 60, 70 eri limitato.
dagli strumenti che avevi a disposizione, sì, la pellicola e poi le bobine più piccole delle macchine, le reflex, sì, eccetera, no? E quindi dopo, una volta fatto lo sforzo di andare a fare le fotografie, c'era tutto il lavoro in camera oscura, cioè, per sviluppare, oppure stampare, di montare, no? Certo. con l'acetone. Certo. Esatto, quindi forse per quello diciamo che il prodotto lo sentivi più tuo, no? Perché oggi bene o male... Io rimprovero questo, certamente la mia età mi porta a essere critico e quindi posso essere accusato di questo, no? Contro la gioventù, ma no. È soltanto per spronarla, cioè nel senso che hanno questi mezzi, però non hanno poi la diligenza e di fare un po' di sacrificio, di mettersi lì, curare il montaggio, raccontare una storia. Ecco, io sottolineo sempre questo, che è comunicazione, cioè la fotografia, il quadro, eccetera, e il filmato ancora di più, è comunicazione. Quindi tu ti metti là, raccogli tutte queste immagini, le metti in una certa sequenza, in un certo ordine, per comunicare qualcosa. Ecco, per cui anche i filmati che portiamo questa sera hanno sempre queste caratteristiche. Certo, ecco. Certo. E in questo però c'è il web, no, che ti permette di pubblicare facilissimamente, sì, sì, quello che è il risultato delle tue riprese, chiamole così, sì, 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 senza appunto doverle magari... C'è Facebook, no? Prendi la tua clip, la butti online, sai che tutti i tuoi amici la vedranno, non stai lì a preoccuparti. Sì, magari scrivi due righe di accompagno, ero lì a quest'ora perché c'era la festa, perché c'era... Ma proprio questo pomeriggio, no? Guardando Facebook, cioè, ho trovato un filmato, no, di un politico, no, che evidentemente entriamo in campagna elettorale, certo, quindi ha messo dentro questo video, e questo video era allungato, no? Cioè non si sta neanche più attenti al formato. Ci capisco che uno magari è più contento di essere allungato, però in sostanza si vede che lo schermo è defatto. Ecco, e questo è il mio problema, che rimprovero è questo, che comunque abituiamo la gente a dei prodotti scadenti, cioè a non rendersi neanche conto che certe volte anche il video a casa o è allungato o è troppo stretto cioè, ecco, mentre poi... ci sono, ecco, in questo senso. Allora, il club logicamente è un club di appassionati, di dilettanti e soprattutto dilettanti, per cui tutta l'attività viene fatta anche il nostro regolamento sui concorsi che facciamo ogni anno in maniera periodica, limitano questo, cioè il fatto che non sono aperti ai professionisti, per cui anche il concorso che presentiamo questa sera, che si svolgerà il prossimo mese, per cui lo lanciamo e cerchiamo... soprattutto dei giovani che si mettano con scrupolo a lavorare intorno, perché è una bella cosa, insomma. Certo, quindi allora parliamo, visto che ne abbiamo già accennato più di una volta nel nostro dialogo, c'è questo concorso che si ripete annualmente, sì, che si chiama Un paese, una città. Ecco, i temi sono sempre molto generici, per cui per lasciare spazio alla creatività di ognuno, per cui qui uno fa una ripresa, vedremo poi questi tre filmati che abbiamo portato, che sono i tre filmati che l'altro anno hanno vinto, la gente si renderà conto di qual è la possibilità, non ci vuole molto, ecco, per partecipare, bisogna avere le solite caratteristiche, occhio, eccetera, però mettersi a lavorare. E quindi la durata è di 7 minuti, c'è un vincolo questo, ecco, perché il problema è anche questo, quando uno poi ha tutta questa massa di robe che ha girato, non è più capace di tagliare, per cui molte volte... Abbiamo anche le nostre esperienze di matrimoni di amici, no? Certo. Ci hanno invitato a casa e ti mostrano il proprio matrimonio, tre quarti d'ora, con tutti i parenti che a noi non interessa. Perché, ecco, per cui il problema sempre è questo del taglio e del montaggio. E per cui qui viene proprio limitato a 7 minuti e la scadenza è il 31 marzo. Però consiglio alle gente di andare sul sito e vedere. Certo, vabbè, adesso magari però abbiamo un mese di tempo per fare qualche ripresa. Cosa volevo dire? Ci sono anche, oltre alla durata della clip, del filmato, ci sono anche vincoli per lo strumento che usi per riprendere, o puoi fare con quel tipo di macchina, di apparecchio che vuoi? No, qualsiasi cosa, importante è la presentazione viene fatta su un DVD. Su un DVD, ecco. Certo, diciamo, quindi per adesso... un minimo di capacità informatiche poi per elaborare il video, sì, tagliarlo, montarlo, sì, metterci purtroppo... magari un audio, eccetera, della musica. Purtroppo servono... oggi
purtroppo oggi bisogna avere sì, un programma di montaggio a casa che non sono costosi, no, infatti, però certo. Bisogna mettersi là insomma, e fare un po' di esperienza, di pratica. Certo, però ecco, viene richiesta che sia il concorrente che ha fatto tutto. Sì, sì, cioè sì, non sì. È che io vado a fare le riprese e poi passo magari a un grafico professionista video, o perlomeno diciamo, non lo saprete mai. Però qualche consiglio, qualche socio del club sarà sicuramente... Disponibile, per dare. E questo non penalizza, diciamo. Ecco, la giuria da chi è composta? La giuria è composta anche da qualche volta anche da Bosazzi, per dire, no? Per cui si prendono queste persone disponibili e volonterose che guardano questi filmati, e gente che, come Bosazzi, eccetera, ma anche altri che sono un po' nel mondo appassionato o altro di cinema. Certo, infatti io ero un po' in apprensione stasera, perché il mondo del cinema è appannaggio esclusivo di Umberto, vuoi per la cultura, vuoi per la passione. Anche ieri, dopo che sono state fatte le assegnazioni dei premi Oscar, lui ha fatto un servizio, sì, a parte che appunto è stato preso tutta la notte in piedi a seguire la cerimonia da Los Angeles. Ma poi anche ieri mattina è venuto qui, io conducevo Svedia Trieste, sia ieri che oggi, e ieri mattina è venuto un quarto d'ora in trasmissione a raccontare un po' quelli che sono stati i risultati, sappiamo, l'Oscar a Morricone, a DiCaprio e a tante altre persone che io adesso ovviamente non ricordo, registi, sceneggiatori, eccetera. E quindi ero un po' in apprensione, doverlo sostituire stasera, però ho detto vabbè, vado, entro in un campo che a me piace il cinema moltissimo, tecnico, però parliamo. Non ho sicuramente la cultura vastissima che... Ti facciamo più informazione, no, ecco, certo, divulgazione certo. Di questo. Allora, diciamo prima che lei ha portato per mostrare ai nostri telespettatori i tre filmati che hanno vinto l'anno scorso sì. Il premio Un Paese, Una Città. Anzitutto il premio, in cosa consiste? Ecco, questa io sono anche su questo sono un contestatore, cioè le solite coppe, ecco, io di solito contesto anche le coppe, dico basterebbe un diploma di partecipazione, ecco. Certo, più quindi la soddisfazione del singolo di dire sì, ho fatto un prodotto di qualità che ecco, a proposito di mostrare l'attività del circolo, ecco, che è questa adesso fino a giugno, ha diverse caratteristiche, ci sono questi due, tre concorsi, poi ci sono dei momenti in cui ognuno porta magari su un tema, abbiamo visto il mare, la primavera, ci saranno dei temi svincolati dai concorsi, e poi ci sono le serate tecniche in cui parliamo di cose più di lavoro proprio, certo, no? Di certo. Regia, di montaggio, di sonoro, eccetera. Quindi certo. Ogni giovedì alle 5 siamo certo. Nella sede del Costituzione. Un'ultima cosa, poi magari guardiamo sì. Intanto la prima clip. Uno che fosse attratto dal mondo appunto del cinema, dal punto di vista della produzione, trova presso di voi anche delle consulenze, dei corsi per imparare a usare un po'... Beh, proprio corsi specifici no, abbiamo queste serate, però so che molti, molti soci, anche sulla pagina Facebook che abbiamo adesso, ecco, c'è questa partecipazione, questo anche l'altro giorno c'era una che chiedeva se può girare un film lungo, un film corto, ecco, però siamo disponibili, ecco, come soci sicuramente se qualcuno chiede. Certo. Allora, io direi cominciamo dal terzo classificato, no? Si va comincia bene. Dal basso per andare sì. Fino al primo. Allora, prego la regia, se hanno pronta la clip che si titola Budapest, quando volete possiamo farla partire, la guardiamo tutti assieme, perché anche io non le ho viste ovviamente prima di fare questa trasmissione, e poi magari la commentiamo col dottor Seppin. Vediamo se la regia, eccola, è pronta. Thank you.
Ecco, quindi quello che abbiamo visto è il terzo classificato che si intitola Budapest e il suo autore è un socio del club. È l'attuale presidente Diego Giuntini, sì, che evidentemente in un suo viaggio a Budapest ha raccolto queste immagini, le ha messe insieme in maniera molto semplice, però molto, sì, però molto ben messa, accompagnata da una musica. Ecco, qui si vedono tutti gli elementi minimi, ecco, questo sì, che un video deve avere oggi. Certo, beh, direi che la musica comunque sottolineava le varie immagini che si vedevano, sì, anche nella parte finale, quelli in bianco e nero che ricordavano ovviamente il momento buio, certo, dell'Ungheria. Un po' più erano tragico, certo, sì, la musica era su questo. Certo. Questo che vedremo invece adesso è Muggia. Questo ha un valore, a parte che Sergio Sergas, che è l'autore, è conosciutissimo perché viaggia con numeri anche abbastanza alti su YouTube, fa cose su Trieste, è un appassionato di Trieste, degli usi e costumi dell'Istria, insomma è un tipo un poliedrico e grazie a questa sua cultura, diciamo, la mette a servizio, penso, con la macchina, con la telecamera. In questo caso ha preso come spunto un inverno che non so se era l'altro anno, penso no, nel 14 forse, un inverno molto ecco, quindi qui è apprezzabile sia il video che lo vedremo, quanto il coraggio che lui ha avuto di girare sui dopo. Adesso abbiamo Muggia come Amburgo, si chiama, è la seconda clip adesso, ok. Scusate, stavamo dando indicazioni alla nostra regia di quale clip deve mandare in onda adesso tra qualche istante. Quindi il secondo è, abbiamo detto che è di Sergas, no? Sergas, e Muggia come Amburgo, e la gente capirà perché lui ha usato questo titolo. I titoli sono importanti, specialmente nei video, perché sono corti, per cui il titolo già è parte del filmato. E dicevo che la sua bravura è stata il coraggio di spingersi sui moli di Muggia con questo tempo che vedremo. Senza conseguenze, spero, perché sì, no, ancora, la bora magari su un molo ancora ghiacciato, in circolazione, eccetera, può essere, sì, beh no, magari potrà anche essere, magari facendo i dovuti scongiurare con una semplice caduta, comunque fastidiosa, no? Specialmente poi così, se fatta su un molo dove la pietra si è dura, no? Per ma cui, anche il ghiaccio. Anche il ghiaccio, certo. Ecco, non so se la regia ha pronta la clip, non la vedo ancora nella... Sì. Cioè, perfetto. Allora, ok, vediamo questo secondo filmato. Thank you.
Ecco, e questo era il secondo classificato, Muggia come Amburgo. Confermo che senz'altro il signor Sergas ha avuto così proprio desiderio, si vedeva che c'era proprio così la passione Va in di giro fare sempre così. immagini, perché evidentemente il clima non era dei più adatti, anche perché tante immagini devi stare lì, stare fermo, farle, poi riprovarle. C'era la bora che sicuramente era un problema non da poco anche per la stabilità. Bene, e arriviamo invece al primo classificato che si intitola Trieste. Sì, di Diego, no, di Manna, di Federico Manna, Diego e suo figlio, famoso anche lui. Sì, infatti famosissimo, e come no. Ecco, e si chiama Trieste e praticamente è un filmato su una canzone, la canzone appunto Trieste di Sergio Endrigo, e mi fa piacere ricordare Sergio Endrigo che di solito in vita è stato un po' maltrattato dal punto di vista così concertistico, per cui Federico Manna ha riscoperto questa canzone che perché lui e l'ha montata con queste immagini. In questo caso si parlava prima di attore, lui ha usato un parente che fa da attore, non recita, però è una presenza molto significativa in questo In filmato, questo che è un video musicale a questo punto. ho capito bene, quindi questo qui è l'ultimo, il primo classificato del concorso del 2015. Ricordiamo ancora, chi volesse partecipare con proprie produzioni amatoriali può rivolgersi al Club Cinematografico Triestino Senz'altro. in Corso Italia numero civico. 27. Ok, io eventualmente gli orari, Alle cioè, 5, alle a 5, giovedì alle 5, ogni ogni giovedì giovedì alle alle 5. 17, perfetto, ed 17, eventualmente bravo. se no il sito internet per E trovare ci sono informazioni, tutto, anche c'è una tutto. mail, eccetera. Bene, allora io mi congedo da voi insieme al dottor Seppin prima di mandare quest'ultimo video che, ripeto, ha vinto il concorso 2015 promosso dal Club Cinematografico. Nella terza parte di Trieste in diretta ci sarà Cristina Frison con la sua rubrica 12 minuti medicina. Grazie per averci seguito, a tutti un buon proseguimento con Telequattro. In tutti i miei pensieri, di sempre un atieri, insiste. Uno che ha voglia di cantare, come un valzer che ti fa girare la testa. Come una musica ostinata, sentita e mai scordata, Trieste. Un vento all'improvviso, che ti bacia forte in viso, Trieste. Mare, cielo senza fondo, ombelico del mio mondo, Trieste. Una nave impavesata di bianco, blu e celeste, Trieste. Una rosa in un bicchiere, due gerani al davanzale, Trieste floreale, canzoni antiche d'osteria, divino donne nostalgia, Trieste mia. Foto di gruppo a Miramare, in divisa di Marina, Trieste in cartolina. E i tuoi vecchi in riva al mare, una sirena per sognare, Trieste. Trieste valzerina, allegra e boreale, Trieste imperiale. Favorita del sultano e dell'imperatore, Trieste, l'amore. Come una donna tanto amata, perduta e poi cercata, Trieste ritrovata. Tricolore a primavera, bandiera di frontiera, Trieste bersagliera, speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita, romana repubblicana, vendicare la sottana se devi essere italiana. Sultano
ed è l'imperatore Trieste l'amore, speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita.